Diventato imperatore, potei applicare nel mondo ciò che la guerra mi aveva insegnato. L'impero si costruisce portandosi oltre i confini conosciuti, conquistando il suolo come un'onda sacra, ponendo le pietre di Roma lungo direzioni che allontanano dal centro. Ma decisi di costruire per la pace di Roma. Spostai dentro di me i confini affinché, ove io andassi lungo il limite, il nemico sapesse che qui si trovava il centro e che qui l'impero era più forte. Costruire per la pace, dunque, non è molto diverso dal costruire per la guerra. Se l'uomo ha nel proprio senno il conflitto, ebbene, io ne ho fatto architettura. Ecco perché, ovunque andassi, Roma costruiva come mai prima. Siamo in quello che noi usiamo chiamare l'ombelico del mondo. Questo è il Teatro Marittimo. Il Teatro Marittimo è un edificio la cui destinazione è assolutamente incomprensibile. Infatti non si riesce bene a capire a cosa servisse questo luogo. C'è chi suppone fosse uno studio, c'è chi suppone fosse una biblioteca, c'è chi suppone fosse l'appartamento dell'imperatore, c'è chi dice fosse il luogo dove l'imperatore volesse andare per riposarsi e per stare in silenzio. In realtà tutto questo è molto ridicolo. Tendo a pensare che l'imperatore del mondo nel 130 d.C. non avesse bisogno di andare lì per avere silenzio, penso che lo potesse ordinare ed ottenerlo in qualunque altro modo. Quello che invece sappiamo di certo è che all'interno di questo isolotto a forma circolare, circondato da un laghetto a forma circolare, abbiamo diversi ambienti, delle stanze, probabilmente anche stanze da riposo, ma soprattutto importante è un bagno, quindi poteva essere usato per più ore e non era necessariamente un posto di semplice rappresentanza. Ma la cosa interessante di questa struttura è che in questo bagno c'era una vasca. La vasca all'interno di questo bagno aveva addirittura la possibilità di accesso diretto a questa piscina circolare che circondava questo nostro isolotto. Questo cosa ci fa pensare? Che probabilmente l'imperatore usava questa zona per il proprio benessere fisico e spirituale, probabilmente, e sfruttasse la piscina circolare, delle quali sono testimoniati due ponticelli che potevano ruotare, come natazio, esattamente per nuotare. Il Teatro Marittimo è un posto di un'evocatività strepitosa e straordinaria, non solo per gli architetti ma per chiunque abbia visitato Villa Adriana. Fatto sta che una delle immagini principali, quella delle colonne ancora aperte, poi sarà il simbolo del logo della soprintendenza archeologica del Lazio. È un posto che non può non colpire, è assolutamente segreto, segreto come essenza, come cuore. E chiunque visiti Villa Adriana lascia un pezzo dei suoi ricordi là dentro. Forse un pezzo dei suoi ricordi se li porta via.